Zeman a Vieste testimonial per la candidatura di Vieste 2025 Comune Europeo dello Sport. Quanto è importante essere il testimonial oggi qui? No, importante è interessarsi dello sport e cercare di invogliare la gente a farlo per cercare di migliorarsi non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale. Io ci sono vissuto tutta la vita, ma io penso che fa bene a tutti quando non si esagera, sicuramente si risparmiano tanti soldi dello Stato per curare le cose che vengono da inattività. Il calcio è ancora malato secondo lei? Ancora malato. Il calcio ha dei problemi, ma sono problemi non tanto su campi di calcio, ma sono problemi di gestione. Io penso che si sta esagerando e non è bene. Si pensa più al business che al resto? E purtroppo sì, poi ci sono dei problemi, penso che tutte le società oggi hanno dei problemi economici dove non basta solo prendere soldi dalle televisioni, ma bisogna cercare di diminuire sicuramente gestito. Come sta vivendo questo momentaccio per il Foggia? È male, io pensavo che visto che si è cambiato tanto, visto che si è presentata come squadra favorita, fino ad oggi non l'ha dimostrato, spero che lo dimostrerà strada facendo. Che cosa non funziona? Non funzionano i risultati, non funzionava il gioco, io spero che si ritroverà più presto. Se la dovessero richiamare ad allenare il Foggia, lei accetterebbe? Ma io voglio fare ancora pallone, quindi io aspetto se ci sono delle possibilità come c'erano, ma nelle situazioni dove non vorrei sbagliare, dove son convinto che potrei fare bene, se non sono convinto no. Anche a Foggia? Anche a Foggia. Per concludere, chi vincerà lo scudetto quest'anno? Non sono mago, non ho mai indovinato, non ho mai vinto Totto Calcio, non ho mai vinto niente. Ci sono le squadre importanti, Napoli, due milanesi. Quest'anno penso che non c'è la Juventus, ma c'è anche Udinese, Avellino, Atalanta, che sono squadre che hanno delle qualità.